abbondantemente più consistenti tra gli altri, pur avendo perso negli Stati Uniti e Daytona Hertz. 8 secondi posti, scusate, su 10 prove. Però ecco, qui c'è un altro aspetto interessante, perché è vero che ci stanno le briciole al di là dell'olandese, però su 10 prove in 4 hanno portato a casa un successo e Wout van Aert è ancora al palo, 0 vittorie. E qui c'è la mia seconda domanda. Cosa sono, Giacomo, circostanze sfavorevoli? Oppure possiamo immaginare qualche postumo dell'affaire Crelan che magari ha avuto il suo peso? Una valutazione difficile. A onor del vero, una vittoria di Wout van Aert in stagione c'è. Ricordo più in che cross è arrivato, ma non era parte delle challenge di cui ci stiamo occupando, cioè Brico, Coppa del Mondo, Super Prestige di VV, che tra l'altro inizia dopo domani, perché oggi è il 30 ottobre, quando registriamo. Inizia il Coppa del Re Oppenbeck a Oudenaarde, due nomi che dovrebbero far suonare un paio di campanelle agli appassionati di ciclismo su Aspetta, strada. speriamo di no, perché se suonano le campane poi dobbiamo interrompere la registrazione. Abbiamo un problema di campane con la registrazione che si è accaduto a campanile. No, ma diciamo anche ai nostri ascoltatori com'è andata. Dovevo recuperare la gara di ciclocross di Rutevord, dico a Giacomo, hai uno streaming, un canale, qualcosa? Sì, tieni, guardi, tieni, però guarda soltanto i primi 5 minuti che il resto non serve. In realtà, per darlo Sono tutto. stato abbondante. Guardate, se volete farvi un'idea della superiorità di Van der Poel, c'è. Guardate come affronta le barriere, come le affrontano gli altri corridori, cioè lui porta fuori una velocità in quei tratti e dove tutti rallentano lui va a quella velocità lì, gli altri devono rilanciare e lui già si trova alla velocità di crociera, cioè è pazzesco, è perfetto, veramente, lo so, viene da ridere, ma è perfetto. Però Giacomo, chi ha il coraggio di vedere quella gara, la gara del Super Prestige di Rutevorde, vede che comunque dietro Van der Poel c'è una competizione anche interessante, anche emozionante, con anche numerosi imprevisti emozionati. Io ti voglio fare una domanda, voglio chiederti, con riferimento a Iservit e a Pidcock, che stanno cominciando a battere colpo, inteso, a materializzarsi almeno concretamente di fronte al grande pubblico, la mia curiosità è su questo aspetto. Quando l'impegno su strada leverà di mezzo i due dominatori della disciplina, il dominatore e mezzo della disciplina, chiamiamoli come vogliamo, mi riferisco a Van Aert e Van der Poel. Sempre ammesso che ciò succeda, perché del domani non vi è certezza, stante anche le particolari situazioni in cui i due si trovano, la Coppa del Mondo, la prova olimpica del 2020, la particolare situazione di Wout Van Aert. Ma se questi due si leveranno di mezzo, che cosa ci dobbiamo aspettare secondo te? Un nuovo dominio a due? Si può ritenere che da dietro la spinta sarà talmente forte da andare a superare i vari Hermans, Van der Haar, Vermes, Van Turenhout? Oppure questi che hanno dovuto veramente Tunaerts, questi che dicevo hanno dovuto accontentarsi delle briciole, potranno raccogliere finalmente qualcosa? È una domanda interessante, è una domanda per cui onestamente penso di non avere risposta. Sia Iservit che Pidcock sono due ragazzi ancora giovani, entrambi sono under 23, infatti nelle gare del Super Prestigio dove under 23 e professionisti gareggiano, e elite scusate, gareggiano insieme, c'è l'interesse della lotta nella lotta, cioè si svolge anche la gara under 23 con però alcuni professionisti in mezzo che impediscono ai corridori di lottare tra di loro, soprattutto in partenza, questo è debilitante per tutta una serie di atleti. Entrambi si sono comportati molto bene, in particolare Iservit con il quarto posto e un Pidcock molto sfortunato perché ha avuto un problema alla catena, si è bloccato il cambio nel rettilineo finale dell'ultimo giro quando era abbondantemente in top 10 e tra l'altro la top 10 ottenuta con un'interessante rimonta perché era stato intruppato in quella caduta che c'è stata alla prima curva di cui avevo parlato prima. Sono sicuramente i due esempi di corridori per il futuro più forti. Fare previsioni ora su dove possano arrivare, no, non lo saprei, non lo saprei proprio, veramente. Ammesso e non concesso che i due soliti noti si levino di mezzo. E poi c'è il ciclocross femminile che vede una Marianne Vos, sempre regina, vincitrice a Berna in Coppa del Mondo e vincitrice settimana scorsa nel Super Prestige di Rudevorde, ma c'è concorrenza
in primo luogo per quanto concerne il nome di Annemarie Wurst e in secondo luogo per una brava e sfortunata, specie nel Super Prestige, brava e sfortunata, entrambe le cose, Alice Maria Arzuffi, che era terza fino a 500 metri dal traguardo a Roux Devoorde e poi ha forato. Comunque, Annemarie Wurst che è riuscita ad ottenere, mi pare, una vittoria a Gieten, quella sono sicuro, e 2 secondi posti nel Super Prestige, al momento in testa alla Challenge ci dovrebbe essere lei davanti proprio da Alice Maria Arzuffi. Marianne Vos ha saltato la tappa di Baume perché lei si concentra prevalentemente sulla Coppa del Mondo, dove ha un vantaggio piuttosto solido per il momento, anche considerando che le due ragazze olandesi e italiane non hanno partecipato alle tappe americane. Nel contesto in cui opera con maggiori ambizioni, a me Voss sembra dominante già. Dominante come è stata dominante su strada, dove non è più dominante, ovviamente, non è una cosa che dico io. Questo dominio nei contesti almeno in cui ha maggiori ambizioni, quindi questo dominio con riferimento al ciclocross e nei contesti in cui ha maggiori ambizioni. Secondo te, da parte di un atleta per cui gli anni passano, di che cosa è frutto ancora Giacomo? Della grandezza, del valore assoluto dell'atleta, di un'ottima conservazione fisica? Oppure si può parlare magari di un livello medio che forse non regge pienamente il confronto con il valore assoluto dell'olandese? Nonostante questa tua precisazione sulla concorrenza che esiste alle sue spalle, che è chiaramente indiscutibile. Ma secondo me più che un problema di livello medio è un problema del fatto che lei è veramente un fenomeno. E anche quando non è più fisicamente l'atleta di qualche anno fa, si vede che è un fenomeno perché è un fenomeno. E il discorso che facevo quando ho parlato delle tappe di Coppa del Mondo americane, lei ha questo strumento che è neanche tanto la volata, ma l'accelerazione nel finale che le sue avversarie con moltissima difficoltà sono in grado di contrastare. E sto usando un eufemismo per dire che non sono in grado di contrastare in alcun modo. Cioè, se Marianne Vos arriva insieme ad un atleta o a più atlete negli ultimi 500 metri di una gara, nell'ultimo chilometro di una gara, all'inizio dell'ultimo giro di una gara, io non vedo come possa perdere perché ha uno spunto e ha la capacità di mandare il motore fuori giri che le altre non hanno. Possono batterle nella metà gara quando bisogna lavorare sul ritmo, ma l'accelerazione per lei è nettamente due spanne sopra alle avversarie e qui c'è poco da fare. Le sue sconfitte in questo anno sono arrivate tutte in gare in cui ha perso da atlete che l'hanno staccata a metà gara, mai nel finale, perché nel finale è imbattibile. Piacevole notizia per questa settimana, con questa andiamo a chiudere, è un comunicato rilasciato in data 29 ottobre dal rondevanvlaanderen.be che conferma che Valverde ha tutte le intenzioni di partecipare al Giro delle Fiandre nel 2019 per la prima volta in carriera. Questa è una comunicazione che è arrivata dallo spagnolo direttamente in un'intervista fatta a un giornale chiamato Ciclismo a Fondo, e quello che ha detto Valverde è che ha tutte le intenzioni di andare al Giro delle Fiandre e sappiamo cosa succede quando Valverde mette un target su una corsa, cioè va ma non va per partecipare solo ed esclusivamente. Vicenda paradossalmente un pochino analoga a quella di Nibali nella scorsa stagione, o sbaglio, primo. Ma Nibali che per certi, cioè fino a un certo punto, fino al punto decisivo, si è dimostrato anche competitivo. Ha anticipato di poco l'attacco di Terpstra su quella parte asfaltata. Ti ricordi la mattata di Roglic al Giro di Lombardia che ha lanciato la fuga buona? Ancora ricordo, guarda, io forse l'avevo detto nel corso di una registrazione che poi non abbiamo mandato in onda, erano ancora le nostre prove. Sono atleti che hanno la capacità comunque di far bene in qualsiasi contesto. Credo che sia un aspetto che è ricollegabile soltanto agli appartenenti alla categoria dei fuoriclasse, che poi possono essere declinati diversamente, caratteristiche diverse, però hanno effettivamente questa capacità che non è riconosciuta a tutti. Valverde, che peraltro quest'anno ha partecipato all'Advanced Vlaanderen, cui noi abbiamo assegnato Eh il sì. premio, qui noi abbiamo assegnato un premio ambitissimo e temutissimo nella nostra trasmissione. È arrivato undicesimo, quindi è stato in contention Ma è addirittura per la stato nel vivo vittoria. della corsa in maniera molto più indicativa di quanto non dica quell'undicesimo posto finale.
Tu hai tirato fuori il nome di Nibali, cui Valverde per certi aspetti può essere ricondotto, ma anche no. Per quanto riguarda invece il nome Gilbert, che attinenza vedi tu? Gilbert, io ricordo c'era qualcuno che diceva nel 2014 che con Gilbert avrebbe potuto vincere un Giro delle Fiandre, quando gli si rideva dietro, non aveva fatto terzo, no, mai per lui il tempo è passato. Con riferimento a Gilbert invece che attinenza vedi? Perché io, a me stuzzica molto il paragone. Se da una parte è vero che bisogna pensare che se Valverde si presenterà alla corsa, si presenterà a quella corsa per fare il meglio possibile e non c'è ragione di credere il contrario, perché al di là di tutto è un corridore che spesso e volentieri anche in impegni considerati secondari va a mille. Questo, ad esempio, è un elemento che lo distanzia un pochettino da Vincenzo Nibali, specie negli ultimi anni di carriera del siciliano. Dall'altra c'è comunque da pesare il fatto che si misura per la prima volta sul palcoscenico, quello grosso, 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 al di là dell'esperienza all'Advars. Non ha un terzo posto in passato, non ha un pedigree come quello di altri corridori che partecipano alla corsa. Ci ho detto, lo hai detto tu prima, lo hai detto correttamente, cioè si parla di fenomeni, non... Precludere qualcosa a corridori di questo tipo è scorretto, in buona sostanza, in partenza proprio. Tecnicamente sono due corridori comparabili, se non altro per il fatto che hanno il profilo degli ardennisti, ecco. Però sugli esiti abbraccio totalmente la tua posizione. Però sarà bello vedere la maglia di campione del mondo anche al Giro delle Fiandre, sebbene non indossata all'uomo giusto. Oh, scusate, sebbene non indossata dall'uomo giusto, perché abbiamo preso una tendenza ormai negli ultimi anni, però ecco, sarà piacevole vederlo. Poi questo Cinetti va forte tutto l'anno. Accogliamo almeno con interesse la notizia. Dal punto di vista tecnico, poi faremo le nostre severissime valutazioni. Dopo quella corsa che speriamo arrivi presto, perché a me sta veramente mancando il ciclismo. Bene, siamo arrivati in conclusione anche del 46esimo episodio. A me non resta che ricordarvi che potete contattarci sulla nostra mail che è cyclingchronicles.podcast@gmail.com, su Twitter @_podcast e sull'account Facebook di Cycling Chronicles. Siamo ai saluti, primo. Io ti saluto e ti ringrazio per la chiacchierata. Grazie mille, ciao. Grazie a te, grazie al nostro pubblico. Buonanotte, ciao. E ricordo al nostro pubblico che noi torneremo settimana prossima, sempre solo noi due, purtroppo niente timbro, non siamo riusciti a mettere insieme i dettagli contrattuali necessari per far funzionare questa operazione. Dicevo, torneremo settimana prossima in cui parleremo di qualcosa che non abbiamo ancora deciso al momento che cos'è. A presto, ciao ciao!